Eccoci qui, avete visto in anteprima l'inizio di questo nuovo sentiero inaugurato alcune settimane fa. Non ho partecipato all'inaugurazione perché era strapieno di gente e non mi piace fare le cose con mezza città che marcia all'unisono. Già anche adesso, oggi, 15 aprile del 2017, c'è un po' di gente, ogni tanto devo quindi staccare. Il tempo è buono, però ci sono abbastanza nuvole dal lato del sole, quindi non c'è un sole che picchia, è una temperatura gradevole. Qui sotto c'è il torrente Miano, che è un fosso sostanzialmente. Adesso tutti partecipano a questo, tutti, insomma già adesso ho visto diverse persone a questo sentierino che in realtà non è certo stato costruito qualche settimana fa, esisteva già da un pezzo, io lo conoscevo, però a un certo punto si fermava. A quanto sembra l'hanno allungato fino al Parco del Conero, vediamo un po' dove e come arriva. Perché anche prima ci si poteva arrivare passando per i campi, però sarebbe servita realmente una. Io adesso sono, non so se si possano vedere, perché non ho più neanche il monitor, lo schermo, il visore per vedere quello che inquadro. Del tutto cittadino, perché siamo in città, siamo in piena città, anche se c'è un angolo di campagna. Si costeggia appunto questo torrente, via della ferrovia che è sulla sinistra. A sinistra qua ci sono dei magazzini sostanzialmente, e qui c'è l'asse attrezzato nord-sud, o meglio in questo caso sud a sinistra, nord verso destra. Qui c'è una casa diroccata che non si vede assolutamente dalla strada normale, e lì ci vogliono delle calzature adatte per arrivarci. Ecco, vedete già delle persone. Comunque fino a qui la strada c'è sempre stata, Poi mostrerò il punto in cui si poteva arrivare anche con la macchina, come vedete qui, tranquillamente, che conoscevano tutti. Vediamo come l'hanno allungata. Qui si può apprezzare più da vicino quella casa abbandonata. Quel tipo Igor, detto in russo, in realtà serbo, si serve sicuramente di cascine di quel genere, come i fugi, o anche i fugi, anche un fosso come questo. Si mette sotto un ponte, o meglio ancora dentro un canale, se è abbastanza largo. Ecco, qui proseguiva anche prima in queste condizioni. Questo è l'unico punto, cioè l'ultimo punto in cui si poteva arrivare con l'auto. E poi di qua ci sono delle case private, ma non credo che colleghi a via della ferrovia, che è quella che sta sulla sinistra. Sono cresciute le margheritine persino lì, in mezzo agli scogli dei campi, qui dei pini. Ho dovuto staccare perché c'erano delle persone che si avvicinavano. Dicevo, non so perché non ci riescano, perché 1.000 persone, si dice addestrate, e non riescono a prendere un solo uomo in una zona tutta di pianura, mi sembra un po' strano. Per quanto questo possa essere adattabile, vedete qui che zona, no? Però non puoi stare sempre ficcato in mezzo
ai rovi, alle sterpaglie. Uno per esempio può anche bere quell'acqua lì, non è detto che ti prendi la dissenteria, non è acqua di fogna vera e propria, certo non è pulitissima, però se non hai neanche un minimo mezzo per purificarla, puoi farlo anche con mezzi caserecci, con la sabbia, ma tanto ci vuole almeno una bottiglia, qualcosa, e poi non è che verrà mai, insomma, rischi grosso. È difficile, senza risorse, senza logistica, braccato, e soprattutto, come ho detto, in una zona totalmente pianeggiante, antropizzata. Non lo so, mi sembra strano. Un conto uno che lo fa in montagna, uno potrebbe anche dire, beh, d'inverno però senza un rifugio ti trovi rifugi, anzi forse li trovi anche di più d'inverno, che trovi le case vuote nei paesini o isolate, trovi rifugi veri e propri, che magari non saranno un granché, trovi i casottini dei cacciatori. E se uno scappa in montagna, è difficile prenderlo, se conosce la montagna, magari se ha anche la fortuna di avere una mappa. Però in pianura le cose cambiano. Cambiano per tanti motivi. Perché sei più facilmente individuabile, come proprio hai meno posti per nasconderti. Dicevo, l'antropizzazione significa anche che ci sono più occhi che possono vederti. In montagna, non parlo del Monte Bianco, comunque della catena alpina dove ci sono le nevi perenni, lì muori. Parlo delle montagne tra i 5 e i 1500 metri. Lì trovi veramente un macello di sentieri, di grotte, di risorse che poi trovi fonti d'acqua anche pulita. È ovviamente una vita dura, che non tutti sanno o possono fare, su questo non c'è dubbio. Allora, comunque fino a qui, se escludiamo che hanno un po' ripulito la zona, io ci arrivavo tranquillamente anche prima dell'apertura di questo sentiero, poi scommetto che per molti quest'idea del sentiero aperto hanno pensato che invece è tutto, ma io vi assicuro, non so se ho fatto un video, mi ricordo che qualcosa ho accennato comunque in questa zona perlomeno, ma non so se ho fatto un video, e vi assicuro che fino a qui ci si arrivava già da prima. Quindi adesso vediamo qui come hanno risolto. Qui addirittura è chiuso, invece mi sembra che fosse aperto una volta. Sebbene queste sbarre sembrino molto vecchie, lì aperta addirittura. Quindi sta arrivando qualcuno che sento, qui l'hanno sfondata in maniera tale che si possa passare. Adesso io non passo, però voglio vedere, sembra un semplice magazzino forse delle ferrovie. A un certo punto poi sì, arriveremo vicinissimi ad un tunnel che è lì. Ovviamente non si può andare, anche se già qualcuno ha provveduto. Ecco, qui era chiusa la strada. Io qua non ci sono mai salito, ma vedo che comunque questa era una strada di servizio. Lì si va verso Pietra la Croce, che è un quartiere. Questa doveva essere una strada di servizio per le ferrovie, però era chiusa. Quindi adesso sto facendo un pezzo di strada che non ho mai fatto, bene asfaltata. Vedete qui, questa zona non l'avevo mai vista, che sia piena città.
case in costruzione lassù, i campi coltivati, non riesco adesso bene ad identificare la zona. Qui però il lato nuovo, che prima non era possibile fare, cioè della via della ferrovia, e da lì con quella salita passare a Pietra la Croce. Mi chiedo se sia questa la strada, ma se è questa non è che sia un guadagno così grande. Qui prosegue il fosso, praticamente invisibile, lì c'è un... Ecco, qui c'è un'indicazione, vediamo un po'. Spero che non dica di salire qua, perché qui c'è una strada, allora bastava semplicemente percorrere questa strada qui, che si chiama Via della Ferrovia, e poi a un certo punto si girava qua. Ecco, Pietra la Croce, vi dicevo. Qua c'è uno sfasciacarrozze, non so se sia questa la strada giusta. Di sicuro andando di là si va per Pietra la Croce, quindi si arriva al parco del Conero, però ripeto, non è che sia un gran risultato se questo è il percorso. Non è un gran risultato perché l'hanno allungato rispetto alla parte dove già si poteva arrivare di 200 metri, a meno che proseguendo qui, solo qui bisogna che stacco perché sono questi dell'autodemolizione, sono abbastanza, come dire, potrebbero rompere il cazzo, già non gradiscono che uno cammini nella strada pubblica, figuriamoci con una telecamera. Quindi vediamo un po' e riapro più tardi. Ecco, sembra che sia stato corretto aver scelto la destra, perché effettivamente sembrava impossibile che proseguisse lì. Comunque qua già in pratica siamo al parco del Conero. Lì ci hanno messo una strana copertura, forse per mettersi seduti. C'è gente che parte da qui invece di essere partiti dall'inizio. Ecco qui ogni tanto ci sono questi ponticelli che vanno verso... Lì c'è una casa che era molto bella, ma non è stata completata. Non si vedono queste case dall'altro lato. Questo è per l'estate, per chi si vuole mettere seduti lì, un po' di ombra. Ecco, questa è un'altra zona, questa è stata ripulita, perché qui era tutto chiuso, qui sì. Dicevo, non so se si noti che c'è una catena della boscaglia, le case che stanno addosso di qua non si vedono dall'altro lato, e la città diciamo che è dall'altro lato, meglio, già qui siamo all'altezza, abbiamo superato via del Castellano, quella che è abitata, via del Castellano, quella che porta a Porto Nuovo e quindi anche al Monte Conero, ovviamente detto, ma la strada è questa, cioè stiamo andando verso direzione che è sud, esattamente sud. C'è stato un lavoro di spurgo di tutte le erbacce per aprire la strada, come si vede, però è percorribile tranquillissimamente. Qui c'è un complesso di pompe idrauliche dell'acquedotto. Ecco, vedete, anche lì c'è altra gente che passeggia.
comunque, a parte quel pezzettino che va fatto di fronte ad una ferreria che sembra protetta come un fortino, il deposito di Paperone dei Paperoni e l'autodemolizione, che rompono sempre le palle, non saranno contenti di questo viavai di gente. Perché con la scusa che hanno paura dei furti, ma chi va a rubare i rottami? Boh, sì, qualcuno potrebbe anche esserci, però insomma alla fine è tutta roba che loro prendono non solo gratis, ma spesso vengono anche pagati. Io per portare da loro una macchina a farla demolire, con un sacco di pezzi, compresi cerchi in lega, nuovi, praticamente nuovi, che avevano fatto poche migliaia di chilometri, ho dovuto sborsare io 100 euro. Questi sono blocchetti di cemento. Qui un altro ponticello. Mi chiedo di chi siano tutti questi campi. Questi campi che si aprono sulla destra. Ecco, lì c'è una freccia gialla. Qui, al contrario dei parchi regionali che usano frecce rosse o indicatori rossi e bianchi, utilizzano indicatori gialli, malapena visibili. Quello l'ho visto per miracolo, non ho visto nessun altro prima. Non so se è sfuggito a me o semplicemente non c'erano. Comunque, sarebbe stato più opportuno metterlo, ma ripeto, forse non l'ho visto io. Lì, in quell'incrocio, che io sono andato un po' a occhio. Poi magari rivedendo il video si vede pure, non... può darsi che sia sfuggito a me, ma è molto piccolo e il giallo qui, il giallo è un colore naturale, quindi potrebbe sfuggire. Invece il rosso risalta più agli occhi. Però sì, insomma, un bel lavoro, dai. Qui c'è molta mucillagine. Comunque l'acqua dovrebbe essere pulita. Ecco, si apre un bel paesaggio in questa valle. Questo è un territorio non coltivato, quindi molto bello. Lassù c'è una boscaglia. D'estate chi volesse potrebbe persino farci un picnic all'ombra di qualche albero. Si intravede un'altra panchina, probabilmente un punto di sosta, forse con una mappa, anche se non mi sembrano molto chiare le mappe. E devo confessare che questo è un passaggio che non avevo mai fatto nella mia città, quindi andava obbligatoriamente percorso. Vediamo un'altra freccia gialla. Un bel pozzo di cemento.